Super 8 Show. Super 8 Show News. Una supposta, due supposte, tre supposte, quattro supposte, cinque supposte, sei supposte più un pannolone uguale un rinvio a giudizio. Il 7 marzo 2008 presso il Tribunale di Arezzo si terrà il processo contro Fabio Fioroni su denuncia di Civitelli per questa strana storia di supposte. Per chi eventualmente non se lo ricordasse, così vi raccontiamo ancora una volta come sono andati i fatti. L'ex assessore Oreste Civitelli, tutto scritto minuscolo, è attualmente presidente di Alleanza Nazionale, per mesi e mesi a Fabio Fioroni, al sottoscritto, ogni volta che poteva, e lo diceva ad alta voce, diceva: che puzzo di merda, che puzzo di merda. Evidentemente era rivolto a me. Solo che dopo mesi e mesi ci siamo consultati anche con le forze dell'ordine, con tante persone. Il periodo è nero, come si può vedere, veramente nero. E non si capiva. A un certo punto mi è venuto il dubbio che forse lui aveva paura, quando mi vedeva se la faceva addosso, perché l'unico puzzo che poteva sentire era il suo. Noi ci siamo annusati per mesi e mesi, ma mai abbiamo sentito questo puzzo di merda che invece lui sentiva. Da qui la mia idea di spedirgli un 6 supposte più un pannolone. E poi invece... uno strano caso, con il problema dei gravi ritardi della giustizia, come si fa a rinviare a giudizio per 6 supposte e un pannolone? Certo che non fare nulla a Civitelli, che per mesi e mesi ha effettuato a lungo un mobbing istituzionale. Ma andiamo a sentire cosa ne pensa il signor Carlo di questo processo che andiamo appunto a fare, nostro malgrado. Signor Carlo, ci può dire che effetto le fa sapere che c'è un processo di questo genere? Se ci può dare la sua impressione. A noi non ci rimane altro che prendere questa risposta del signor Carlo come quella definitiva, più che schiacciare il pulsante ha schiacciato il pulsante del water. Certo che è una cosa incredibile quella che è successo, e l'appuntamento per tutti è all'8 marzo o al 7 pomeriggio, quando vi daremo i risultati del processo. A presto.